Un benvenuto a tutti da Meteocroane. Giornata molto ventosa quella di oggi, con raffiche che in alcuni punti sono anche arrivate a 60-70 km orari. Vento di Fön, come già preannunciato, e che non ha fatto abbassare le temperature. Andiamo a guardare infatti la cartina della Lombardia, vi mostro le nostre stazioni: 5-7 la minima di Bollate, 6-6 quella di Cesate, 6-8 quella di Cirano Laghetto. Vedete temperature proprio sopra la media. Andiamo a vedere le massime: addirittura vedete 15-4 Bollate, 14-5 Cesate, 14-4 a Cirano Laghetto. Anche queste sopra la media e saranno ancora più alte domani. Perché? Perché guardate dal satellite, un'alta perturbazione con le correnti da nord scenderà ancora, impatterà sulle Alpi, stesso fenomeno di Fön ancora sulle nostre regioni, mentre il maltempo si concentrerà per l'ennesima volta al sud. Andiamo a vedere alla sera del 1° febbraio la distribuzione termica, molto freddo l'est Europa, vedete sui versanti esteri delle Alpi come il freddo incombe, mentre sulla pianura padana, proprio per i venti di Fön, la temperatura si è alzata, si è abbassata invece sulle Alpi, diciamo sugli Appennini centrali. Andiamo a vedere dal radar le precipitazioni, vedete sono tutte pronte per scendere verso l'Italia e scavalcare la pianura padana col vento. Andiamo a vedere il modello di Reading, il modello inglese, che ci fa vedere, come sempre vi dico, attraverso numerosissimi calcoli matematici, lo spostamento delle masse d'aria. Ecco, martedì 1 di febbraio, vedete il grosso anomalo, il campo di alta pressione qui in Atlantico, la perturbazione che è passata oggi sotto vento, e che ha portato un po' di brutto tempo sulle regioni del Basso Adriatico e dello Ionio, si sposta, ecco, lo vedete, si sposterà verso la Grecia, ma le correnti ritorneranno ancora dal nord sulla nostra regione e quindi avremo ancora del Fön. Questo permarrà fino a domani. Da giovedì le cose cambiano un pochino, le correnti saranno più occidentali, ci sarà qualche nuvola in più. Niente di che, e dopodiché ci sarà qualche altro passaggio di Fön probabilmente verso fine settimana, e qui dopo nuovamente purtroppo quest'alta pressione che non vuol portare, porta il blocco dalle perturbazioni atlantiche sulle nostre regioni. Andiamo a vedere la carta al suolo prevista per la giornata di domani, ecco ve la mostro subito, e vediamo che le correnti si orienteranno sempre da settentrione, che vuol dire che ci sarà ancora del Fön. Eccola qua, vedete, l'alta pressione rimane qui sul centro-ovest Europa, le correnti da nord e portano questo vento che secca tutto. Ecco la previsione per domani, mercoledì 2 di febbraio, bel tempo, attenzione al pomeriggio, raffiche di Fön, più 6 la minima, più 16 la massima. Bello anche giovedì, qualche nuvoletta nel pomeriggio, più 3, più 11, ecco, torna giù la temperatura massima e anche la minima, più nuvole venerdì e le temperature rimangono, soprattutto le massime, nella media, più 5, più 8. Bene, vi ringrazio dell'ascolto, vi do appuntamento al bollettino di domani, vi auguro un sereno mercoledì 2 di febbraio. Da Meteo Burano, arrivederci a tutti.